Cambiano i tempi, nonni che si adeguano nel prezioso insegnamento ai più giovani di esperienza e saggezza popolare, ma anche nella necessità di saper parlare con altri linguaggi. A Lanciano è stato così accolto con entusiasmo dagli over 60 il corso gratuito di alfabetizzazione digitale, nell'obiettivo di formare nonni tecnologici in grado di utilizzare al meglio smartphone e varie applicazioni, conoscerne i benefici, ma anche gli inganni, evitando così truffe online. In programma 12 lezioni a cura di Mario Bisceglie presso l'Aula Magna della Scuola Eroi Ottobrini, grazie all'organizzazione di Officina Lanciano, la presidentessa Danila Di Loreto. È un corso che sinceramente ho voluto organizzare con l'associazione che rappresento, Officina Lanciano, perché penso che sia veramente interessante per loro. Infatti hanno aderito in tantissimi, anzi veramente mi dispiace per tutte le persone che purtroppo sono rimaste escluse perché è un corso limitato a 35, appunto a 35 persone. Però l'obiettivo mio è quello assolutamente di cercare di riprogrammarlo perché veramente le adesioni sono state tantissime. Sono contenta che questo corso si svolgerà in questa scuola. Infatti ringrazio certamente la padrona di casa che è la preside Mirella Spinelli perché ci ha accolto con generosità, insomma, perché comunque ha capito anche lei l'importanza di questo corso per le persone un po' più grandi, definiamole così, perché le lezioni saranno concentrate proprio sul cercare di spiegare e dare delle nozioni in più per evitare truffe, per poter essere anche un po' più agevolati con l'utilizzo di smartphone, di cellulari. E quindi, insomma, normalmente ho fatto altre iniziative che erano rivolte più che altro ai bambini e questa invece sono contenta perché mi sono rivolta a queste persone un po' più con l'età avanzata, tra virgolette. Cittadini senior con tanta voglia di imparare e mettersi in gioco, che sapranno aggiornarsi su tattiche e tecniche di difesa utili a navigare sul web, motore di un'alfabetizzazione digitale sempre più importante e necessaria per tutti e a qualsiasi età. L'inclusione della popolazione anziana, un altro fattore di rilievo, l'assessore alla cultura Danilo Ranieri. Non sono di nonni, anch'io, perché lo stavo ricordando prima nell'intervento, 3 anni fa per un phishing sono stato vittima di una truffa, nel giro di 5 minuti mi hanno derubato sulla carta di credito 1.150 euro. 20 giorni fa ricevo un messaggio dalla mia carta di credito in cui mi invitano a premere un tasto, per fortuna all'ultimo secondo non l'ho fatto, per cui non ne hanno bisogno solo i nonni, io sono il primo ignorante. Bene fa questa associazione a fare questo servizio dei nonni digitali, ma ne abbiamo bisogno tutti. Ricordo che l'associazione Officina Lanciano ha fatto anche altri progetti sui bambini, quindi ogni fascia d'età, saggistica storica con Marco Patriceli, di cui siete stati protagonisti, con un progetto ambientale l'anno scorso, sempre con voi, con l'Ecolan, per cui ben vengono queste associazioni che uniscono il territorio e uniscono il servizio a favore della comunità. E così nonni al passo con i tempi, che sapranno imparare ad usare smartphone e computer, navigare sul web per migliorare la qualità della vita per se stessi e per gli altri. Nonna Anna Rita, complimenti. Grazie. Quanti nipoti? Uno solo. Che naviga. Sì, tanto. E lei si deve adeguare. Per forza. Perché ha aderito allora a questo corso? Appunto per imparare, perché io proprio non sono capace di niente. Praticamente solo risposta e chiamate, basta. Tipo telefono a gettoni, Sì. quello di una volta. Però anche per imparare, ma anche difendersi da eventuali truffe. Certo, più che altro quello, sì. Con quanto entusiasmo segue le lezioni? Beh, vabbè, questo è il primo giorno. Comunque ho voluto aderire con tanto piacere perché è una bella iniziativa. Si sente una nonna moderna? Dopo Beh, penso di sì, non lo so. questo corso ancora di Ah, più. beh, certo, sì.